Un buon pomeriggio dalle frequenze di Radio Stuni da Giuseppe Semerano per una nuova puntata del programma Coscienze politiche, ovvero la facoltà di capire la città e il territorio. Abbiamo ripreso dopo una pausa dovuta al, al Covid-19 a curare appunto questa trasmissione e oggi è la volta dell'assessore eh, Antonella Palmisano, avvocato Antonella Palmisano, che ringrazio innanzitutto di aver accolto l'invito di partecipare a questa trasmissione. È vero che ti definiscono il più bel vice sindaco d'Italia? Ah, non lo sapevo, me lo stai dicendo tu. Grazie per chi l'ha detto. Non so se prendono come un complimento o uno sfotto però no. fa sempre piacere ricevere un complimento. Questa è la voce dell'assessore Palmisano che si è presentato in questo modo. Assessore, buon pomeriggio buon e pomeriggio, grazie a voi. Grazie per l'invito. Di te dobbiamo parlare, con te abbiamo parlato di diverse cose eh, Siccome nelle scorse puntate ho invitato a partecipare alla, alla, tra, alla trasmissione eh, L'assessore Cavallo e l'assessore eh, Francioso Due grandi amici Due grandi amici <ride> Ai quali la prima domanda bruciapelo che gli ho fatto è Ma a che punto è la verifica politica? Mi hanno risposto Uno <ride> bu boh, Uno ve stiamo vedendo La tua risposta qual è assessore? Deve essere, essere conforme a quella di chi mi ha preceduto. Beh, non lo so. Posso... Beh, sono passati già 15 giorni dall'ultimo, in... quindi credo che qualcosa sia stato fatto o no. Ma credo che insomma le trattative, comunque i confronti che sono stati fatti col sindaco, a breve porteranno buoni risultati per tutti. Una risposta molto ma molto diplomatica questi risultati quindi prevedi un azzeramento della giunta così un, persona, un giudizio personale eh? non, non ti impegni no, politicamente ci mancherebbe saranno decisioni che saranno prese direttamente da tutta la maggioranza se così sarà si deciderà tutti insieme a proposito di maggioranza il gruppo di cui fai parte è, mi sfugge il, il nome Perostuni per Ostuni. <ride> credo che sia il più numeroso in consiglio comunale o sbaglio? Sì, insieme con quello eh, dell'adessinato. C'è stato un nuovo passaggio di Adriano Zaccaria. Zaccaria. Sì. Eh, ma dice che dovrebbe venire fuori da questo gruppo un <ride> altro <cosa>? gruppo. <ride> Come denominato quest... Forza Italia, cioè sono no, voci di corridoio, vo queste. voci molto di corridoio, <ride> non c'è nessuna propensione a fare questa, questa scelta in questo momento, e quindi il gruppo rimane unito e rimane per ostuni. I rapporti con Fratelli d'Italia. in una delle trasmissioni ho invitato il consigliere Continelli, il consigliere, eh, il coordinatore, il coordinatore. Co eh, provinciale Continelli, il quale mi disse che: per Fratelli d'Italia. Non hanno bisogno di nessun assessorato, vogliono soltanto l'azzeramento della giunta. Come la vedi questa sua. Beh, ognuno fa le richieste in base a quelle che possono essere proprie concezioni politiche o comunque un percorso politico che si vuole raggiungere all'interno di un gruppo della maggioranza. Sicuramente hanno anche loro un peso, hanno anche loro voglia di avere la loro visibilità e quindi da parte di tutti ci possono essere richieste legittime, condivisibili o non condivisibili, però ognuno di noi giustamente fa le sue osservazioni politiche e va avanti con le proprie idee e con le proprie scelte. Il tuo rapporto col sindaco Cavallo? Ottimo, ottimo, anche perché ti ha dato la delega anche di vice sindaco, <ride> quindi. E lo ringrazio. Allora, entriamo nello specifico delle tue, del tuo assessorato, se mi sfugge qualcosa mi correggi. Allora, tu sei assessore e vice sindaco, assessore ai servizi sociali, assessore al personale, assessore al contenzioso. Se sono le politiche giovanili, anche o sbaglio? E pari opportunità. Pari opportunità, e, Poi. e La delega alla partecipazione. Eh. Insomma, insomma c'è cioè, molta roba. Sì, allora sì. andiamo con ordine: sì. diciamo, da quello più, più grosso, servizi sociali. Sì. In questo periodo di pandemia, sicuramente i servizi sociali hanno avuto un ruolo determinante, almeno per quanto riguarda la nostra città. So che ti si è adoperata in vari, in vari campi, eccetera. Ci racconti un po' la tua esperienza in questo periodo e cosa ha fatto il tuo assessorato? Eh, insomma, il periodo della, della pandemia ha segnato sicuramente tutti i settori, in particolar modo quello dei servizi sociali, che si è visto un po' protagonista di quelle che erano le necessità di tutte le persone che hanno affrontato e stanno affrontando ancora oggi periodi molto, molto rigidi e molto, molto particolari. Non sono soltanto periodi di difficoltà legati economicamente, ma anche periodi di difficoltà che vengono legati anche ad un ruolo psicologico, ad un ruolo sociale, ad un ruolo che vede la famiglia al centro di tante difficoltà, quindi i servizi sociali non deve essere inteso soltanto come difficoltà economica e come attività che possono essere svolte per favorire l'economia delle, delle famiglie, ma soprattutto consentire alle famiglie e alla persona che viene messa al centro di qualsiasi tipo di iniziativa che venga svolta dagli uffici in una condizione di serenità, in una condizione affinché si, possano portare avanti un, si possa portare avanti un iter eh, personale e familiare che li possa far stare sereni. E durante il periodo di pandemia eh, ci siamo visti ovviamente caricati di tanta responsabilità, responsabilità per fasce deboli, per uh, fasce che eh, disciplinano situazioni legate ai disabili, alle persone anziane, alle persone... Piccole alle persone che facevano parte di centri ehm, con, con delle difficoltà, pertanto il nostro intervento è stato davvero a 360 gradi. Si è messa su una squadra che ha lavorato con il terzo settore in una maniera eh, Assessore, chiedo scusa, siccome parecchia gente non sa cos'è il terzo settore, sono tutte vogliamo le specificare? Sono tutte le associazioni che fanno parte del nostro territorio, che si sono riscoperte, per chi non lo sapesse, come una, un settore fondamentale per l'aiuto che ci ha dato i servizi sociali. Faccio riferimento in maniera non esaustiva perché sono tantissime le associazioni che ci sono state a fianco, la Croce Rossa, l'Avis, le Radici del Sud, ragazzi che oltre ad, ad indossare una divisa hanno indossato un cuore davvero di speranza. Ci hanno aiutato nella distribuzione dei pasti, nella distribuzione dei medicinali, eh, sono stati d'aiuto per tutti coloro che hanno gridato un grido di, di allarme, di dolore e loro erano sempre disponibili a dare davvero un aiuto importante. Con l'aiuto dei servizi sociali presso cui c'erano tutte le segnalazioni siamo riusciti ad arrivare in tantissime famiglie, anche in famiglie che non ci aspettavamo che chiedessero aiuto. E che er che erano ancora sconosciute ai servizi sociali e questo è stato un momento molto delicato perché si è capito come i servizi sociali non devono essere intesi soltanto come ultima spiaggia ma invece nel momento in cui si ha necessità di far fronte a delle necessità e loro ci sono, i servizi sociali sono pronti ad intervenire, sono pronti a porre un rimedio all'inizio della difficoltà e non arrivare alla fine quando potrebbe essere anche troppo tardi intervenire. Si Natural è creato un rapporto di fiducia, diciamo, ed è questa una cosa molto, molto è un fatto bella. Positivo. molto bella. Sì, eh, naturalmente per fare tutte queste attività avrei avuto bisogno anche di parecchi soldini. Mi sai dire più o meno. A me e ai nostri radioscoltatori quanto è venuto a costare questo tipo di operazione? E diciamo che le, <coughs> le somme che ci hanno aiutato sono quelle che mh, sono pervenute sicuramente dal governo, dalla regione, poi i soldi anche comunali. Al momento abbiamo fronteggiato queste necessità mh, più o meno con 400 mila euro. E mh, soldi che sono serviti sia per un aiuto alimentare ma anche per aiuti con uh, il pagamento delle utenze telefoniche, col pagamento del, del fitto, eh, quindi locazioni arretrate, difficoltà per far fronte comunque degli, a degli sfratti, difficoltà che potevano essere anche un supporto psicologico perché questo ha reso molto fragili tantissime persone. Per cui mm -hmm. è stata creata anche una rete di aiuti da questo punto di vista, um, aiuti che non, non erano, ripeto, um, soltanto economici, ma aiuto proprio per tenere unite anche le famiglie. Abbiamo aiutato tante donne vittime di violenza perché il problema della pandemia ha fatto emergere anche tantissime difficoltà per tantissime donne che purtroppo vivono in casa con il proprio carnefice e quindi tante difficoltà sono state avvenute. Anche ad Ossune abbiamo questa situazione, Assessore? Sì, abbiamo un centro antiviolenza che è stato molto impegnato in questo, in questo periodo c'è stata un'ottima collaborazione anche con, con la polizia che ha aiutato tante donne a trovare rifugio in casa e famiglia e tanti bimbi che sono stati comunque messi al sicuro da quelle che potevano essere delle difficoltà familiari che potevano poi concludersi con qualcosa di irreparabile. Quindi un grande affare che, grande continua, affare. che continua ancora continua, perché purtroppo continua, la pandemia... Sì. non è A proposito di pandemia, ehm, dalla stampa abbiamo appreso che... Ehm, la comunità ecclesiale ha dato, ha dato la, la possibilità di utilizzare... L'ex seminario, quale zona sì. di vaccinazione? Sì. Sono partite oppure ancora siamo allora, in è fase di... c'è stato un di... sopralluogo da parte dell'ASL mm. dell eh, con la disponibilità della, del centro di spiritualità quindi nella persona di Don Franco Blasi che ha messo a disposizione questa, questa struttura l'ASL l'ha ritenuta idonea per poter procedere con queste vaccinazioni quello che l'amministrazione ha voluto fare era proprio quello di dare un segnale forte sul territorio mm. e quindi trovare un posto dove poter fare questa i vaccini. Era eh, impensabile che persone oltre ottantenni che sono i primi destinatari di questa somministrazione di dosi di vaccini si dovessero spostare in territori un po' più lontani come Brindisi, come, come Fasano come, come Oria Siamo, e creare ancora ma, più difficoltà. Abbiamo una data più o meno da quando partiranno queste vaccinazioni eh, o ancora non? Credo che in, insomma nel giro di 24-48 ore ci daranno nuove disposizioni. Al momento è comunque è stato tutto inviato in regione e direttamente anche all'asle di Brindisi, nella persona del dottor Termite che insomma hanno dato già l'ok okay affinché questi vaccini possano essere fatti anche su Studi. Perfetto, Attendiamo lasciamo un attimo quindi... da parte i servizi sociali e passiamo a un altro argomento che ti interessa da vicino il quotidiano qualche giorno fa venne fuori con un titolo concorsi al comune di Ustuni 15 vigili 4... cioè chi più ne ha più ne metta Assessore, la situazione credo che sia veramente drammatica per quanto riguarda il personale comunale, almeno questo è quello che viene fuori diciamo, anche dalla stampa. A che punto allora, sono più che drammatica corsi, la situazione... Allora, la situazione insomma, non direi drammatica perché accomuna un po' tutte le pubbliche amministrazioni. Con il turnover che c'è stato delle quote 100, ovviamente i, le pubbliche amministrazioni sono diminuite a livello numerico. La pandemia purtroppo <ride> ci ha impedito di portare avanti dei concorsi che già erano stati banditi e pertanto si è un po' rallentata quella che, sta, che doveva essere una procedura un po' più snella, invece è diventata un po' più importante. Dal punto di vista del, del passare del tempo. Per cui noi adesso abbiamo dato il via dopo lo sblocco del 15 febbraio, che era la data indicata dal Ministero affinché si potessero iniziare nuovamente i concorsi, abbiamo anche noi provveduto immediatamente a dare nuovamente incarico alla ditta che dovrà procedere con l'organizzazione delle preselezioni e pertanto eh, abbiamo già indicato quelle che sono le nostre priorità, ossia iniziare immediatamente con l'organizzazione eh, di queste, queste preselezioni che eh, si spera insomma, possono essere fatte adesso entro il prossimo, il prossimo mese. Prossimo mese, quindi siamo nel mese di marzo. Mese di marzo. Quindi, se, quindi secondo te quando avremo i primi vincitori di concorso? Beh, insomma, lì bisognerà attendere qualche, qualche mese sicuramente, però. Siamo sì, all'estate alle che... porte, Assessore, sì. abbiamo necessità di avere un po' di personale, specie per quanto riguarda il, rigu il corpo Vigi. dei vigili urbani. Sì. Mm, L'anno scorso non si è riusciti a trovare nessuno a tempo determinato, quest'anno l'orientamento quale potrebbe essere? Perché non credo che entro l'estate <ride> sarà terminato sì. il concorso dei vigili urbani. E ci sono comunque c'è cioè la possibilità anche di poter attingere direttamente da altre graduatorie dei comuni limitrofi, pertanto sicuramente faremo in modo che ci siano dei vigili per quest'estate che possano aiutare tutto il corpo della polizia, della polizia municipale ad avere un ruolo un po' più importante e sereno nello svolgimento di tutte le attività estive che il nostro territorio eh, purtroppo ci impone durante il periodo estivo, per cui sicuramente insomma, sarà fatta un'azione di forza. Per, per poter avere il personale e quindi dare importanza, ripeto, a questo servizio fondamentale per la nostra città. Quante persone sono andate in pensione con Quota 100? Che a te risulti? ma eh, sono andate in pensione mh, tra le domande ancora non, non accolte e quant'altro più o meno una decina di, di persone e, vabbè, Sì, vabbè. sono parecchie e soprattutto ci sono già in cantiere altre nuove domande di quota 100 mm. e quindi mh, a conti fatti ce ne dovrebbero essere altre 4-5 che però ancora ovviamente non hanno avuto l'ok okay okay. sì, della, della finestra che si apre da parte e eh, ex IMPDAP questo per quanto riguarda il personale, eh, sei anche assessore al contenzioso, Sì. il comune litiga spesso? <ride> ma Il comune vorrebbe non litigare, <ride> però molto spesso vogliono litigare con noi e quindi noi siamo pronti a difenderci con un ufficio legale che è sempre pronto e attivo e molto preparato. Sì ma sopra e giù qualche tipo di contenziosi abbiamo? Allora, i Contenziosi a volte eh, sono quelli più che altro per uh, mancati eh. permessi a costruire o comunque o buche, risarcimento o buche o buche ma quelle non sono tantissime non sono tantissime ah, no, grazie eh. all'assessore francioso ne avremo anche molte meno vi eh. ho rilevato che è iniziato ad asfaltare tutto <ride> quindi eh, sicuramente da quel punto di vista il contenzioso diminuirà <ride> per cui eh, no ci sono più che altro anche questioni legate ai cani randaggi e quindi a danni che magari sono stati procurati ad automobilisti, diciamo comunque, comunque normale, normale, normale amministrazione. amministrazione, normale amministrazione. Sì, normale amministrazione. E per quanto riguarda invece, um, ritorno un attimo ai servizi sociali, noi facciamo parte di un consorzio, sì, il, CISAF. il CISAF. Di cosa si occupa? Allora, il consorzio racchiude i tre comuni che sono Fasano, Cisterino e Dostuni e amministra diciamo, quelli che sono i servizi che, fanno, che sono comuni a, a tutti e tre i comuni che ne fanno parte. Quindi si parte dal servizio dell'ADI, il servizio SAD, che sono quei servizi alla persona, il servizio anche di uh, trasporto per, per disabili, servizi che attengono alla disabilità, servizi che attengono all'educativa scolastica, servizi che attengono alla alle ludoteche che, che in noi stiamo per, per riaprire eh, casa famiglia che stiamo per per aprire eh, servizi, insomma, che sono legati a tutte queste fattispecie di eh, legate alla persona, quindi persone che hanno necessità di avere parecchi soldini che da soli i comuni forse eh. non riuscirebbero comunque a far Mi fronte. viene spontaneo una domanda, ma con quale personale le fai tutte queste cose? E, e io... cioè, perché, perché a volte no? cioè, hai, il tuo operato abbraccia diverse cose però sì. se non hai la truppa che agisce no, non... c'è una truppa formidabile cioè, che io ringrazio tutti i giorni perché sono dei lavoratori instancabili e sono, siamo fortunati ad avere queste persone che si sono dedicate specialmente durante il periodo di pandemia instancabilmente al settore quindi c'è stato un attaccamento al lavoro ma soprattutto tutto al bene altrui che si è toccato con mano, nessuno si è tirato indietro, anche persone che potevano soffrire della 104, che avevano delle difficoltà familiari, che poteva essere il covid un motivo per poter rimanere un po' con un passo indietro, non l'hanno fatto e questo ha fatto sì che nascesse un gruppo lavoro che forse prima non c'era e che invece la difficoltà ha messo insieme tanti tipi di professionalità. Poi abbiamo dei ragazzi molto giovani che eh, fanno parte del, del consorzio, eh, ci sono delle persone che sono un po' più grandi, quindi c'è stato il connubio perfetto tra l'esperienza delle persone un po' più adulte e invece l'entusiasmo magari di chi è giovane, di chi ha nuove idee, e si è trovato un bel, un bel gruppo di lavoro. Diciamo che non si tirano mai indietro <ride> a tutte le richieste che giornalmente... Eh, L'assessore Palmisano fa per venire sui tavoli. <ride> Di queste, di queste Poi, persone. Devo anche dire la verità: abbiamo un dirigente che ringrazio sempre per la fattività in tutte le cose che noi, che noi facciamo e, e la competenza, soprattutto quella non guasta mai. E a proposito dei dirigenti, hai un dirigente dei servizi sociali oppure si paventava un cambio di guardia? No, io ho un dirigente ai servizi sociali e che sicuramente è anche molto berato di tanti, di tanti impegni, per cui magari si era pensato di poter dare una mano, però credo che ce la faccia tranquillamente anche da solo, date, data ripeto, la, sua, la sua esperienza e data anche la sua tenacia nel portare avanti tutte le iniziative del, degli uffici. Si sa Se... dividere bene. Uh, insieme ai lavori pubblici sta realizzando diverse cose. Sì. Ne vuoi parlare? E con l'assessorato ai lavori pubblici abbiamo cercato di prima di tutto di poter attingere dei finanziamenti quindi c'è stato un lavoro di squadra ci sono alcuni settori che uh, portano dei risultati soltanto quando c'è un coinvolgimento anche di altri, di altri assessorati per cui l'idea era quella di riportare su Stuni e portare su Stuni tanti servizi che i servizi sociali si erano persi nel tempo e pertanto la prima cosa da fare era quella di poter recuperare delle strutture che sono di proprietà comunali per cui insieme con l'assessore francioso e quindi al settore dei lavori pubblici si è cercato di avere un finanziamento sia per ripristinare un centro disabili e quindi i lavori sono già iniziati a breve ci potrà essere lo spostamento di questo, di questo settore all'interno di questo centro disabili e poi finalmente il tanto agognato ritorno del volo di Icaro che riuscirà a far fronte a quella che era una necessità dell'apertura del centro diurno. Una necessità importante sul territorio, è da tante famiglie richiesto, per tanti anni chiuso questo, questo volo di Icaro e però sarà sicuramente una, un grande servizio sul, sul nostro territorio. e quindi ci tenevo davvero che ci fosse questa, questa riapertura e spero che possa avvenire il più presto possibile. Tra i due incarichi abbiamo dimenticato un altro incarico, la pubblica istruzione. Certo, molto importante <ride> in questo allora, periodo. La pubblica istruzione, in questo periodo, sì. è veramente. Emiliano dice: Chiudiamo, eh. <ride> L'assessore Palmisano apriamo. dice: Apriamo. <ride> Bu, boh, dov'è la verità? Allora, diciamo che il, la, la scuola ha subito sicuramente tante traversie in questo, in questo periodo, un grandissimo lavoro è stato fatto dalle dirigenti scolastiche del, del nostro territorio, da tutti i dirigenti scolastici che si sono trovati veramente ad affrontare tantissime problematiche. In 24 ore bisognava prendere delle decisioni importanti, sono state sempre condivise, c'è cioè stato un grande lavoro di squadra dall'inizio dell'estate, da quando c'era la difficoltà di reperire il, il, lo spazio. Per organizzare il servizio, e quindi c'è stato un lavoro con, con loro per ritrovare strutture, per fare eventuali spostamenti anche di aule perché molti non potevano contenere il numero dei bimbi che già erano presenti con, con le iscrizioni degli anni precedenti, quindi c'è stato un grandissimo lavoro di squadra. E poi soprattutto quello che è stato messo al centro è sempre la richiesta da parte dei genitori. Le famiglie devono essere tutelate indipendentemente da quelle che possono essere le scelte le decisioni di chi ci sta un po' più su e le famiglie vanno, vanno tutelate. Non si può pensare che la famiglia possa essere lasciata. In, in disparte e quindi dare tutta la responsabilità di un'organizzazione a chi rimane a casa. Io ho visto in questo periodo il ruolo della donna che è stato molto, molto svilito, molto appesantito da tante responsabilità. Una donna che si è dovuta eh, destreggiare tra andare al lavoro, fare lo smart working, rimanere a casa, fare la did, dad e essere perfetta moglie, perfetta madre, perfetta insegnante. Molto spesso si sono sostituiti a tanti Tu, sei tu ti sei sentite perfetta come? no e la perfezione non, non mi appartiene e io cerco di fare il più possibile e, perché comunque ci sono tante responsabilità e quando si riesce a diventare per tante donne specialmente un punto di riferimento con cui confrontarsi beh quello insomma dà una bella soddisfazione perché significa che forse l'ascolto a volte vale più di tante decisioni che vengono prese eh, sul momento che possono piacere o non piacere però ci sono dei momenti in cui purtroppo quelle bisogna a prenderle e solitamente non tengono contenti tutti. Un'altra cosa di cui ci siamo dimenticati: che si è tutta <ride> la biblioteca. Eh, la biblioteca è chiusa da diverso tempo, assessore. Sì, quando io, io non patenti, ho la delega alla biblioteca, però. Eh, eh. Te la do io, te la do io. No, <ride> però è nella, nella sco nello scorso amministrazione io avevo la delega alla biblioteca eh. e ho partecipato insieme con i cinque comuni a far sì che comunque ci fossero questi finanziamenti importanti. La biblioteca, è, per quanto ci riguarda, è già a un ottimo punto. Purtroppo, quando si fanno. Si partecipa a dei finanziamenti con più comuni bisogna avere rispetto anche dei tempi di chi magari ancora non ha ultimato tutte le procedure. Noi siamo il comune capofila, quindi come comune capofila dobbiamo attendere che tutti gli altri comuni abbiano anche in regola tutta l'organizzazione. Abbiamo già fatto anche il bando per, um, per tutti gli, immobili, gli, gli, li, si, gli, per gli arredi, arredi e quindi siamo mh. in dirittura d'arrivo. Quello dei servizi è anche pronto e pertanto insomma, si spera che al più presto si possa. Portare la biblioteca a quella che è veramente la sua, la sua vocazione, quindi è tenerla aperta il più possibile. Perché io appena sono arrivata, la prima cosa che ho fatto era quella di tenere aperta la biblioteca nell'orario continuato. La mia idea è quella di tenerla aperta anche il sabato e la domenica, fosse per me anche la notte, perché la biblioteca è un posto magico per Ma quanto, che fai concorsi. Che fai concorsi <ride> come no, come no? Era una battuta naturalmente. Eh, una delle ultime tue attività è stata quella di creare una rete contro l'autismo a favore dell'autismo sì. eh, insieme alla ConfCommercio se non sì. vado errato sì. è, stato in, è stato scelto di fare questo Smart Blue in cosa consiste anche se più o meno abbiamo intenso, sappiamo di cosa si tratta però bene che sì. ricordi un po' i nostri radioascoltatori quali sono, qual è la funzione di questo progetto è un'iniziativa fatta in collaborazione con i conf confesercenti quindi con tutte le attività commerciali del, del territorio che consente a chi ha, soffre di questi disturbi legati all'autismo di poter avere un saltafila e quindi di entrare in un negozio e far sì che comunque possa essere servito con dei tempi un po' più rapidi rispetto invece a tanti altri che l'attesa non, non li disturba e purtroppo questa è una patologia che non sempre viene presa in considerazione Invece, negli ultimi anni ha avuto, specialmente sul nostro territorio, un forte incremento. Abbiamo appreso durante l'inizio dell'anno scolastico che i numeri sono cresciuti. All'inizio dell'anno scolastico si fa un po' il resoconto di quelle che sono le necessità che hanno, di cui hanno bisogno le scuole, quindi si interviene con l'educativa scolastica e c'è stato il boom proprio di richiesta di bimbi eh, legati all'autismo, quindi di bimbi che avevano necessità di, di un educatore. Pertanto, sul nostro territorio. È necessario che si guardi un po' insomma questa patologia come qualcosa mh, che debba essere un po' più attenzionata, quindi una, una, una patologia che debba essere messa un po' più al centro delle nostre attenzioni e svolgere delle attività che possano essere legate a famiglie che effettivamente vivono questa condizione di disagio e che hanno necessità di essere aiutati. Un servizio che però non deve essere legato soltanto alla prima alla prima fase di crescita dei, dei bimbi, perché poi c'è sempre la parte um, un po' più importante che è quella dopo il diciottesimo anno. Purtroppo quella è una, um, una difficoltà in cui tante famiglie vivono, non soltanto negli anni di crescita dei propri <coughs> figli, ma anche quando poi sono un po' più adulti. Il pensiero dei genitori è quello sempre, cosa faranno i nostri figli quando noi non ci saremo più. Un'ultima domanda, eh, perché la trasmissione è volata, <ride> ma mi viene spontanea a fartela. Eh. Sono passato diverse volte in via lente Specchia e ho visto che da un po' di tempo è chiuso il cancello della Caritas. Com'è la questione, assessore? Diciamo che quella è una questione legata alla diocesi. Mm, C'è stata data comunicazione che. Oh, strano, è... ma Papa Francesco parla di poveri, parla di apertura ai poveri, parla di interventi a favore dei poveri. Cioè, se tu mi parli di diocesi. La cosa mi sembra un po'... Eh, sicuramente Cioè se ci hai difficoltà saranno. a rispondere... No, 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 no non nessuna, vorrei, di, nessuna difficoltà. Non vorrei creare cosa, nessun incidente diplomatico, per carità. No, no, no. no, no Era no. eh? no, 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 eh, cioè, una oh, domanda che ti facevo ci perché mi sono reso conto. sono ottimi rapporti con tutti, per cui non, le mie parole non, non comportano nulla di, di male nei confronti di nessuno. E sicuramente insomma, ci saranno state delle necessità che hanno portato a chiudere questa, questo punto di riferimento molto importante, però sono sicura che si sta già lavorando affinché si possa riaprire e anche in... Um con condizioni anche migliori rispetto a quelle che già c'erano qualora questo non dovesse esserci c'è cioè comunque il piano dell'amministrazione dell comunale che sto portando avanti è il, è quello, piano B. il piano B che potrebbe essere anche a Perfetto. <ride> questo, questo, questo è un fatto positivo allora, più, più ce n'è sul territorio è meglio è eh. non è una competizione ma un creare rete per, per chi ha bisogno cara Antonella siamo in veramente in chiusura di trasmissione ti lascio due minuti Vado a lanciare un appello alla città nel senso di, di cosa hai bisogno anche da parte della città, perché da sola non è che puoi andare, no. cioè non è che <ride> si può fare tanto. Parlavi del terzo settore, parlavi di tante cose, cioè, cosa ti ispira ancora il tuo modo di fare, voglio dire no, più che chiedere, <ride> e io, anziché chiedere, volevo invece ringraziare. Ringraziare tutti coloro che sono stati vicini a noi in un momento di difficoltà. Il terzo settore, come ho già detto, è stato significativo, importante, ha lanciato davvero dei messaggi di cuore per tutta la città. Quindi io credo che più che chiedere, la città adesso sa che esiste qualcuno che li ascolta, esiste un'amministrazione che è pronta al dialogo, che non si tira indietro. Sicuramente ci sono dei momenti in cui ci sono delle difficoltà per tutti, però è l'apertura quella che è un segnale. Quindi la città sa che può chiedere e soprattutto deve collaborare. Quindi la mia richiesta è quella di non di, di lanciare delle idee, delle idee che possono sicuramente a volte prese, essere prese in considerazione, altre volte magari tralasciate per, per un futuro, per meglio organizzarle, però è la città quella che è il protagonista, quindi è la gente che deve essere attenta a curare mm. la città, essere attenta a voler bene alla città e soprattutto far sì che tutte le idee che si vengono messe in campo possano essere poi tradotte in un risultato che possa essere compiacente per tutti e quindi essere i fieri della città in cui viviamo. Naturalmente le tue idee troveranno sempre aperti i microfoni di Radio Studi per, per poterle divulgare. Ancora un ringraziamento davvero di cuore a te per la tua presenza Grazie nei nostri voi. studi che ti ripeto sono sempre aperti a tutte le tue iniziative, Grazie. a tutti i messaggi che vorrei dare alla città. Nel frattempo io ringrazio i nostri Radioascoltatori, dandovi appuntamento ad una prossima puntata di Coscienze Politiche. Grazie ancora, Assessore. e buona serata. <ride> buona serata a tutti.